Benvenuti a tutti da Leonardo Vatti, sempre sul mio canale di Ranciers 3D, di nuovo con la modellazione della zuccheriera, quindi la seconda parte. Eravamo rimasti che avevamo modellato le prime cappette, diciamo, della zuccheriera, quelle superiori, in questo modo qua, quelle orizzontali, però adesso dovevamo affrontare il discorso di modellazione delle cappette, quelle della base, in plastica blu come quello che è il coperchio. L'unica problematica è che non essendo orizzontali, essendo quindi in diagonale, dovevamo andare a ragionare in modo diverso. Avevo già accennato l'altra volta che dovevamo ragionare non con una linea orizzontale, ma sopra un arco. Quindi andiamo subito a prenderci il nostro arco, quindi andiamo a mettere vicino fine int, ci prendiamo l'arco, ok, facciamo esempio questo, ci snappiamo da una parte e dall'altra e poi andiamo a inclinare leggermente il nostro arco in questo modo qua. Poi selezioniamo le nostre cappette che abbiamo fatto sopra, le esplodiamo, perfetto. Ne prendiamo una e la copiamo, quindi copia, prendiamo da qua, ok, e la spostiamo e la... Allora, no, forse non l'ho sposta, ok, perfetto. La spostiamo sopra e la incliniamo sempre mettendo la base sempre sopra il nostro semicerchio. Okay. Fatto questo, non dobbiamo fare altro che andare a duplicare, come abbiamo fatto sopra, con una serie, okay, sopra la nostra curva. Come facciamo? Andiamo sempre a prendere le nostre serie, okay. Stavolta invece di serie lineare andremo a prendere serie lungo una curva, quindi clicchiamo su serie lungo una curva, selezionare gli oggetti per la serie, quindi andremo a selezionare questo, diamo invio, la curva di percorso è questo e subito ci darà le opzioni per la serie, quindi in questo caso sempre 12, io penso che vada bene, e gli diamo l'ok, perfetto. Ok, ecco, l'unica cosa è che questo andiamo a duplicarlo anche dall'altra parte. Quindi andiamo a attivare lo snap medio, prendiamo il copia speculare, ci snappiamo a metà e andiamo a riduplicarlo dall'altra parte. L'unica cosa che non è alla distanza corretta, quindi la distanza dovrebbe essere questa, vediamo, questa qua, quindi della curva. Andiamo a fare uno sposta, perfetto, e andiamo a fare uno sposta anche di questo, quindi sposta, perfetto. Ok, dovremmo esserci, benissimo. A questo punto cosa facciamo? Non andiamo altro che andiamo a crearci le nostre giunzioni tra una curva e l'altra. Adesso teniamolo così, vediamo cosa succede. Allora, prendiamo l'accordo blend arco, quindi una e una due, perfetto, una e una due, perfetto, poi una, due, quindi per fare una due basta che io clicco col destro del mouse e riattivo il comando, di modo che lui mi riporta di nuovo, cioè mi ricrea di nuovo il nostro blend arco, quindi destro del mouse, una, due. Di nuovo destro del mouse, una, due, destro del mouse, una e una, due, ok, destro del mouse, una e una, due, di nuovo destro del mouse, una, due, destro del mouse, una e una, due, aspetti, ho sbagliato, una, due,
Perfetto, e destro del mouse, una e una due. Perfetto. Allora, a questo punto io farei una cosa. Andrei subito a spezzare, diciamo questa qui. Quindi andiamo a prendere il tronca, selezioniamo tutto, andiamo invio e tronchiamo quel che non serve. Questo non serve più, quindi via. Perfetto. Idem da quest'altra parte. Tronca, selezioniamo tutto, invio e tronchiamo. Perfetto, questo non serve più. E poi andiamo a fare un unisci, togliendo l'arco ovviamente, quindi facciamo unisci, perfetto, benissimo, l'arco teoricamente non serve più, questo è andato fuori luogo, quindi via, perfetto, abbiamo unito quindi le nostre curve e adesso andiamo a fare di nuovo, anzi, allora, prima di andare a riportare di nuovo le nostre curve sopra il corpo, selezioniamo il corpo, facciamo Ctrl C, ok, questo lo nascondiamo momentaneamente, Ctrl V, perfetto, e poi andiamo a fare di nuovo, andiamo a riportare di nuovo le nostre curve UV, quindi apply curve V col destro del mouse, selezioniamo le curve che dobbiamo andare a applicare, invio, e selezioniamo il nostro come si dice il nostro corpo il corpo della zuccheriera. L'unica cosa che è troppo in basso secondo me, quindi selezioniamo cancelliamo questo, prendiamo, lo alziamo verso l'alto un attimino, quindi alziamo un attimino in questo modo qua e di nuovo andiamo ad applicare le curve V, quindi destro il mouse, selezioniamo, invio e di nuovo. Perfetto, e stavolta io credo che possa andare bene anche da questa parte. Abbiamo congiunto in modo corretto. Perfetto, allora cosa facciamo? Ok, curva V non ci serve più in questo caso. Andiamo a troncare quello che non ci serve. Quindi selezioniamo la nostra curva, invio e tronchiamo. Perfetto, e andiamo a riprendere di nuovo il nostro corpo zuccheriera. Allora, le curve non le ho ancora messe nelle curve, quindi andiamo a selezionare tutte le curve da questo pannello, quindi seleziono curve, destro il mouse, cambio oggetti di livello e nascondiamo le varie curve, quindi che non ci servono più. Perfetto. Allora, a questo punto non ci resta altro che andare a dare uno spessore al nostro corpo. Al nostro corpo al nostro corpo della zuccheriera, quindi con offset, quindi offset superficie, facciamo all'interno, gli diamo come distanza 2, vediamo se può andare bene. Ok, andiamo a controllare. Distanza 2 teoricamente potrebbe anche andare bene, si potrebbe fare anche un pochino di più, quindi facciamo di nuovo offset superficie interno 2.5, invio, invio, invio. Perfetto. E qui ci siamo. Perfetto, questo è uno. Ok, e poi tocca adesso alla nostra poi superficie, quindi andiamo a fare di nuovo anche qui un offset. Ok, offset superficie, stavolta l'esterno va bene, 2 va bene, invio, invio, perfetto, ok, e quindi abbiamo creato anche la nostra base della zuccheriera. A questo punto cosa facciamo? Il corpo lo mettiamo nel livello corpo, che teoricamente non dovrebbe essere rosso, ma dovrebbe essere bianco perché sarà una plastica semi-trasparente, ok, mentre la base, che è questa, cambio oggetti di livello, dovrei essere un bel blu, ok, quindi un bel blu come questo meglio, perfetto, come anche il coperchio dovrei essere un bel blu come questo, che va benissimo, ok, quindi abbiamo già fatto, ok, il nostro corpo, la nostra base, non ci resta altro che andare a creare il nostro coperchio, quindi base corpo lo nascondiamo momentaneamente,
anzi il nostro coperchio andiamo a recuperarcelo, quindi facciamo, eccolo qui, riquadro immagine, andiamo il C1, Renosius, zuccheriera e coperchio, dov'è? Eccolo qua, perfetto, facciamo un bell'apri e andiamo a inserire il nostro coperchio, che è questo. Eccolo qua. Allora, facciamo che il corpo lo attiviamo, di modo che il coperchio andiamo a posizionarlo in modo corretto. Quindi facciamo scala 2D, togliamo abilità, partiamo da qua e andiamo a posizionarlo in questo modo qua. Ok, perfetto. Ok, quindi il nostro coperchio andiamo a metterlo stavolta facciamo foto maiuscolo, quindi foto coperchio, quindi creiamo un nuovo livello con foto coperchio, lo mettiamo in basso a tutto e il coperchio lo mettiamo, foto del coperchio lo mettiamo in questo livello, andiamo ad abbassarlo nel proprietà del materiale, sempre di trasparenza, anche questo, in questo modo qua, perfetto, e lo blocchiamo mentre la foto la togliamo. Ok, quindi abbiamo il nostro coperchio in questa situazione qui, perfetto. E non ci resta altro adesso che come si dice, estrapolare un'isocurva, anzi no, neanche, no, non un'isocurva, perché siccome dobbiamo fargli il bordino interno, in realtà sarebbe il bordino interno, dovremmo andare a estrapolare la curva interna, vediamo se esiste. Allora, sì, questa è la curva esterna. Ok, facciamo una curva interna, quindi allora dobbiamo dare un punto di riferimento. Quindi andiamo a creare una linea da punto medio. Partiamo da qua, ok, che è questa. Anzi, in realtà il coperchio si appoggia qui, quindi dovrà essere qua. Vediamo il corpo, esatto, dovrebbe essere lì. Andiamo nel superiore e ci siamo. Perfetto, andiamo in prospettica e riattiviamo il corpo. Perfetto, ok. Quindi noi dobbiamo andare a estrapolare l'isocurva interna del corpo della zuccheriera, che sarebbe questo qui. Ok, per fare questo facciamo una cosa, il fotocoperchio intanto lo spegniamo così non ci disturba. Ok, poi andiamo a prendere estrae isocurve, eccolo qua. Selezioniamo l'interno, ovviamente non dovrà essere la direzione U, ma dovrà essere direzione V, in questo modo qua, e ci snappiamo con il fine, anzi l'interseca, ci snappiamo a questa linea orizzontale che abbiamo fatto, che è questa, e clicchiamo. Quindi estrapoliamo giustamente quest'isocurva, che se noi andiamo a vederla nel frontale, corrisponderà, diciamo, alla parete interna della zuccheriera e andrà a crearci, diciamo, una superficie. Quindi per crearci una superficie dovremo andare poi a fare una rivoluzione. Quindi rivoluzione la troviamo qua. Ok. Poi la rivoluzione al punto medio, quindi qui al centro, invio, ok. E ah no, però ho sbagliato, perché certo,
Ok, Ctrl Z, scusate, ho sbagliato perché devo andare comunque a estrapolare anche questa isocurva qui in realtà. Allora, estrapoliamo anche quella, quindi estrapoliamo un'altra isocurva, stavolta della base. Ok, quindi andiamo a... Eccola qua, perfetto, quindi una e una 2, le andiamo ad unire e andiamo a fare... Adesso invece una rivoluzione di questa curva. Ok, perfetto, di nuovo andiamo a prendere da qua. Rivoluzione, ci snappiamo al fine, perdono. Ora facciamo una rivoluzione, quindi ci snappiamo qui al centro, verso l'alto, shift, ortogonalità, clic, invio, invio. Ok. E quindi questo è il nostro, diciamo, la nostra superficie interna. Ok, e basta che noi facendo un offset, quindi offset superficie, invio verso l'interno, stavolta distanza 0,5, invio, invio. Vediamo se può bastare. No, secondo me è troppo poco. Ctrl Z, offset superficie di nuovo, pardon. 1, invio, invio. E qui ci siamo, perfetto. Riattiviamo l'altra superficie, quindi avremo una superficie interna, vedete che va a creare un piccolo bordino interno, ok, dove si appoggerà il nostro coperchio. Allora, vediamo di riuscire a fare. Aspettate, questa polisuperficie la portiamo nel corpo zuccheriera e vediamo di fare una unione booleana. Vediamo, dai, unione booleana, quindi questa con questa, diamo invio. Riusciamo. Attendiamo un attimo. Sentiamo. Ok. Perfetto. Perfetto. Quindi ha funzionato tutto. Quindi adesso non ci resta altro che andare a creare il nostro coperchio, quindi attiviamo la foto del coperchio, che è questa, disattiviamo base corpo e andiamo a creare il coperchio stesso. Allora, per creare il coperchio possiamo partire sempre dal centro, perfettamente dal centro, quindi tiriamo subito una polilinea che parte dal centro, perfetto, qui dal coperchio, che sarebbe qua, ok, e andiamo verso l'alto, quindi qui, benissimo, ok. E da qua partiamo con sempre una polilinea, quindi ci snappiamo qua, andiamo perfettamente dritti in questo modo. Ok, e qui facciamo un piccolo arco, così sta bene. Quindi facciamo 1, 2, perfetto. Poi andiamo di nuovo su dritti con un'altra polilinea. Verso l'alto, togliamo int, perfetto, quindi fino qua e qua, perfetto, di nuovo con un altro arco, da qua a qua, no, rifacciamo. Modo qua, ok. Quindi poi dobbiamo andare a fare questi due saltini: 1, 1, 2, di nuovo un piccolo arco. Quindi da qua a qua, in questo modo più o meno, ok. E un altro arco più o meno. Dopo, anche se non sono identici, va bene lo stesso. Ok, e poi ne facciamo un altro che arriva più
più o meno qua così, quindi un altro arco, quindi che ci snappiamo qui, lo facciamo arrivare qua, più o meno, roba del genere. Ok, e da qui partiamo arrivando fin lì. Allora, però qui forse non andiamo bene, vediamo. Snappiamo qua, piantiamo un po' verso l'alto, in questo modo qua, e ci snappiamo di nuovo qui. Perfetto. Però no, non mi piace. No, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace. Allora, facciamo una cosa. Intanto questo lo uniamo. Ok, poi di nuovo prendiamo di nuovo un arco, ci snappiamo qua. Io lo farei leggermente più alto, così almeno riusciamo a... Ecco, più o meno una roba così. Perfetto. E poi ci snappiamo qui. Andiamo in tangenza, poi l'unità tangenza la mettiamo a posto noi. Così. Quindi andiamo ad attivare i punti di controllo. Ok, vediamo. Ok, punti di controllo. Snappiamo lì e riprendiamo più o meno la tangenza in questo modo qua. Ok, dovremmo esserci più o meno. No, però mi fa la gobba che non mi piace. Allora, vediamo. Una roba così, più o meno. Potrebbe andare bene così. Potrebbe andare. Una roba del genere, quindi 1, 2 e 1, 3, li uniamo. No, ho sbagliato. Sbagliato, 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 sbagliato. Ok, sbagliato perché dobbiamo andare a creare il nostro, come si dice, pomolino dove dobbiamo prendere con le mani il coperchio, quindi aprirlo. Quindi dobbiamo arrivare fino a qua in realtà. Già. Allora facciamo così, facciamo un'altra curva da qua a qua più o meno, ok, e andiamo in tangenza. Perfetto. Quindi abbiamo una, due, tre e queste le possiamo già congiungere. Perfetto. E poi andiamo a prendere pullinea, fine, più o meno scenderemo all'interno così. Andremo in là così e in diagonale creiamo la nostra depressione all'interno del coperchio. Uniamo di nuovo, prendiamo di nuovo un arco e andiamo a snapparci qua e qua e creiamo un... Ma no, 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 no. Cavolo, stai facendo? Allora, int e prendiamo un arco. Ok, ci snappiamo qua, ci snappiamo vicino, ci snappiamo. Aspetta, togliamo il fine, così non rompe anche l'int. Ok, ci snappiamo qui e fa crea. No, sbagliato di nuovo. Ci snappiamo qua, qua e creiamo, oh là, adesso sì, una depressione così, in questo modo qua. Perfetto, e di nuovo uniamo. Devo vedere in prospettica se va bene. Ok, va benissimo, perfetto. E di nuovo andiamo a fare una rivoluzione, quindi rivoluzione, non vicino ma fine, quindi fine, 1, 2. Perfetto, andiamo a vedere in prospettica, perfetto. E il nostro coperchio non va bene perché è chiuso, quindi CTRL Z, torniamo in frontale, mi sono dimenticato, dobbiamo fare un offset della superficie. Quindi. Ah, questo non l'avevo unito anche. Ah, bene, bene. Ok, qua tutto in diretta, non taglio niente, così vedete anche le difficoltà a volte. Allora, offset. Offset, non superficie ma offset, e
del nostro coperchio e gli diamo una distanza di 2, vediamo, anche di 3, potrebbe andare bene di 3, di 3 va benissimo, ok, qui ovviamente non va bene, invece va bene, ma non fa niente, andiamo a troncare, quindi andiamo a creare di nuovo, lo avvicino. E prendiamo di nuovo un arco inizio fine 1 2 e ci creiamo il nostro arco che è questo, perfetto, che è questo qua, lo spostiamo, quindi sposta da qua, lo spostiamo verso il basso più o meno, una roba così. Ok, andiamo a troncare quello che non serve, quindi 1 2 invio e tronca, tronca, ok, e questo, questo no, ok, perfetto, e questo dobbiamo andare a farlo, dobbiamo farlo toccare l'altra linea, quindi selezioniamo, prendiamo e spostiamo, non fine, togliamo il fine, ok, e spostiamo, ok, toccando la linea perfettamente. Quindi avremo 1, 1, 2, unisci, perfetto, 1, 1, 2, unisci, ok, e dovremmo esserci se non sbaglio, perfetto, quindi di nuovo facciamo una rivoluzione, quindi le due superfici invio, ci snappiamo alla fine, verso l'alto, invio, invio. Perfetto, andiamo a vedere se va tutto bene. No, qui deve essere chiuso. Sbagliato di nuovo. Sbagliato di nuovo perché qui deve essere chiuso, in realtà. Deve essere chiuso qua. Sì, deve essere chiuso qua. Vediamo. 1, 2, 3. Unisce. Allora, unisci, ok, 1, 2, ok, andiamo in prospettica, vediamo se va tutto bene, sì, dovrebbe andare bene, ok, quindi frontale e di nuovo facciamo una booleana, una rivoluzione, ok, quindi selezioniamo le curve, invio, invio, invio. Ci siamo. Ma perché non ci siamo? Ctrl Z. Perché devo chiudere sotto, non sopra? Esplodi. Ma no, ma no, ma porca miseria, sono proprio ritornato. Allora, via, esplode, via, via, ok, qui, devo chiudere qua, ok, pardon, pardon, sono proprio andato. Allora, dobbiamo chiudere qui, perché ovviamente da qui deve, e poi sarà vuoto in questo senso qua dopo. E quindi questo può rimanere aperto, bisogna chiudere da quest'altra parte. Scusate, scusate, ma sono un po' stanco ultimamente. E faccio queste cappellate totali. Ok, quindi anche questo qui facciamo così. Attiviamo lo smart track e facciamo in questo modo qua. Perfetto. Ok, e adesso andiamo a unire le curve. Che servono per fare la rivoluzione. No, nessuno, nessuno, questa, no, no, questa, questa e questa, ok, unisci, perfetto, poi 1, 2, 3, 4, 5, scusatemi, ma sono un pochino in defiance oggi.
Quindi questa, uniamo anche questa, perfetto, e uniamo le due assieme, perfetto, e anche questa la uniamo. Ok, adesso dovremmo riuscire a farcela tranquillamente, quindi facciamo di nuovo. Sicuramente voi c'eravate arrivati prima, ma io oggi sono perché questa non è stata unita. Unisci, non me la unisce. Perché non me la unisce questa? Perché gli fa schifo. Perché questa le fa schifo. È una curva che gli fa schifo, capo. Ma porca la miseria. Fa niente. Vediamo se mi fa lo stesso la rivoluzione. Sicuramente sì. Vediamo. Rivoluzione. Ci snappiamo in alto, verso il basso, in via, in via. Ok, vediamo. Adesso ci siamo. Eccolo qui. Ok. Adesso ci siamo, eccoci, perfetto. Selezioniamo il coperchio, andiamo a metterlo nel livello coperchio, ovviamente, eccolo qua. Le curve le spegniamo. E di nuovo selezioniamo tutte le curve presenti, le rimettiamo di nuovo nel livello curve di modo che non ci disturbano. Ok, quindi avremo coperchio, base, corpo. Ok, non ci resta altro che adesso andare a smussare. Smussare, diciamo, i bordi. Quindi iniziamo con il corpo. Allora, quindi spegniamo la base e il coperchio. Quindi andiamo in strumenti solidi, raccordo a raggio variabile e vediamo e facciamo ovviamente concatena bordi. Selezioniamo il primo bordo. Ok, dovrebbe essere selezionato tutto, perfetto. Facciamo una prova di smusso, vediamo se può andare bene uno. Può andare bene, CTRL Z, quindi lo facciamo sia dentro che fuori. Ok, taglia. Clicchiamo su raccordo raggio variabile, concatena bordi. Uno andava bene, quindi 1 e 1, 2. E anche questo concatena bordi di nuovo, vediamo. Ok, aspettate un attimo, scusate, rifacciamo. Facciamo una cosa, facciamoli separati. Quindi allora, raccordo raggio variabile, concatena bordi, primo, ok, invio, invio, invio. Perfetto, e questo me l'ha fatto. Ok, di nuovo, raccordo raggio variabile, concatena bordi e facciamo l'interno. Che problematiche ci sono. Ah, perché va a toccare l'altro bordo, va a toccare l'altro bordo, non pensavo. Niente, allora andiamo dagli. Ok, perché tocca l'altro bordo, pensavo fosse leggermente più basso, invece lo tocca, quindi mi può creare problemi. Facciamo una cosa, quello interno lo lasciamo così, lo lasciamo non smussato, così non ci crea problemi. Ok, qui ho visto che il coperchio è anche un'altra problematica, quindi questo lo mettiamo nel coperchio, dopo andremo a vedere di metterlo a posto. E qui ci siamo, andiamo a smussare sotto. Ok, quindi raccordo raggio variabile, stavolta facciamo 2.5, selezioniamo, anzi anche qua facciamo concatena bordi, quindi concatena bordi, selezioniamo, invio, invio, invio. Ok, e qui abbiamo smussato e ci siamo. Quindi facciamo che il corpo può andare bene, quindi spegniamo il corpo, accendiamo la base, idem facciamo qua un, no, qui lo smusso l'abbiamo già fatto. Ah, ok. E dobbiamo fare lo smusso qui di quest'altro, quindi dobbiamo andare di nuovo su raccordo raggio variabile, concatena bordi, quello esterno, invio, invio, invio. Vediamo se può andare bene. No, questo è troppo, quindi perché era 2,5, facciamo 1, invio, concatena bordi, selezioniamo, invio, invio, invio. Ancora troppo, CTRL Z, quindi selezioniamo,
0.5 invio con catena bordi, selezioniamo, invio, invio, invio. Eccolo qua. No, no, non ancora. Accidenti. 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 0.3 con catena bordi. Seleziono, invio, no, no, 0,5 me lo sto facendo ancora, allora, perdono, allora, 0,3 invio, ok, con catena bordi, selezioniamo, invio, invio, invio. Vediamo se me l'ha fatto, no, non me lo fa, non me lo fa, non capisco perché non me lo faccia. Non me lo fa. Allora, è possibile che è troppo. Impossibile. Allora, 0.2 invio. Con catena, riproviamo l'ultima volta, se no lo lasciamo non smussato. Se no bisognava avere uno spessore maggiore, però teoricamente dovrebbe farne lo stesso. Ah, adesso me l'ha fatto. A 0.2. Ma possibile. Vabbè, pazienza. Ok. Quindi questo l'abbiamo fatto. La base l'abbiamo fatta, adesso vediamo il coperchio. Ok, il coperchio abbiamo visto che c'era questa problematica qua, vediamo se riusciamo a unirlo. Quindi unisci 1, 2 e questo non me lo fa. Ok, motivo che non me lo fa, non si sa. Allora, possiamo fare un'altra cosa. Allora, se non me lo fa questo. Dobbiamo andare a lavorare in modo diverso, quindi dobbiamo. Ok, estrapolare il bordo qui del coperchio, così vediamo altre problematiche. Ok, estrapoliamo il bordo, invio. Ok, andiamo nel frontale e ce lo troviamo qua. Ok, attiviamo quadrante, andiamo a prenderci arco. Ci colleghiamo al quadrante, all'altro quadrante, creiamo la nostra curvatura, che può essere questa. Quindi in prospettica abbiamo. Ah, ma è qua che l'ho fatto, no? Questo doveva essere. Ah, quello sopra, pardon, scusate. Oggi non ci sono con la testa. Uno, due, creo. Ma insomma. Ma insomma, oggi che capro sto facendo? Questo, ok, quadrante, quadrante, ok, e creo la mia curvatura. Eccolo qua, perfetto. Ok, adesso, da qua cosa faccio? Attivo il medio, sempre quadrante va bene, 1 e 1, 2, la curva, vado nella vista di destra, eccola qua, perfetto. E abbiamo 1 e 1, 2, parto dal aspettate, parto da sì, dal medio, quindi sempre con un arco dal quad al quad e creo l'altra curvatura in questo modo qua. Quindi avrò una curvatura, adesso una. Guardate, una, due e una, tre. Ok, il resto lo spegniamo un attimino così non ci disturba. Perfetto. Ok, e poi cosa facciamo? Andiamo, superficie con rete di curve, selezioniamo tutto, invio. Ah, e non me lo fa. Perché non me lo fa? Eppure dovrebbe farmelo tranquillamente. Dovrebbe farmelo tranquillamente. Allora. Superficie rete curve. Prima direzione. Seconda direzione. Perché? Ah, ok. Va bene. Vediamo tutte le problematiche. Questa è una linea intera, bisogna spezzarla, quindi bisogna dividerla, suddividi questa, invio,
Questo invio, suddivisa. Adesso me lo farà. Quindi, superficie rette curve, seleziono tutto, invio, invio. Eccolo qua. Ragazzi, Rhino un po' schizzinoso, eh. Riattiviamo il resto. Questa superficie la portiamo nel livello coperchio. Cambiato il livello. E adesso andiamo a unire, vedrete che adesso mi unisce. Chiamo questa con questa. Invio. Allora, ecco, vedete? E abbiamo unito le due superfici. E abbiamo un solido a tutti gli effetti. Vediamo se è vero che abbiamo un solido. Ok, frontale. Ok. Buchiamo. Quindi, differenza booleana. Eccola là. Ctrl Z. Perfetto. Ok. E adesso andiamo a smussare. Quindi smussiamo i vari spigoli. Quindi andiamo su, facciamo il primo, sempre con catena bordi, ricordiamoci, con catena bordi, invio, invio, invio. Quindi questo è il primo, magari qui si può fare un pochino di più, quindi andiamo qua a 0.3, invio, con catena bordi. Seleziono, invio, invio, invio. Ok, e qui abbiamo smussato un pochino. Ok, adesso facciamo il resto. Selezioniamo. Cambiamo lo smusso. Facciamo uno, invio. Con catena bordi. Invio, invio, invio. E abbiamo smussato quest'altro qua. Adesso smussiamo quello interno, sempre uguale, facciamo identico questo e questo. Invio, invio. E abbiamo smussato anche questi interni. Va bene. E adesso andiamo a smussare un attimino i bordi qua. Invece qui ovviamente dovremo abbassare lo smusso invece di 1, 0.2 anche qua. Invio con catena bordi, facciamo quello interno e quello esterno, invio, invio. E quindi abbiamo smussato anche questi. Forse può fare anche un po' di più qua. Proviamo. Quindi selezioniamo 0.3, invio con catena bordi, esterno e interno. Invio, invio. Ok, vedete che me l'ha fatto. Questi qua interni non ci interessano. E quindi abbiamo smussato anche il coperchio, riattiviamo la base e il corpo e più o meno abbiamo quasi finito. Ok, cosa ci manca? Andiamo a vedere cosa ci manca. Facciamo l'ultima cosa, quindi allora disattiviamo fotocoperchio. Eccolo qua. Ci manca di fare questi spessori, no, che aiutano il coperchio a incastrarsi nel corpo. Quindi per fare questo semplicemente possiamo andare a utilizzare un'ellisse, un ellissoide, che è questo. Ok, quindi andiamo a creare questa ellissoide che, allora, vediamo, dovrebbe più o meno arrivare qua, questa ellissoide qui. Ah, perché parte dal centro, allora potremmo invece, allora, ellissoide. Allora, facciamo vertice. Dovrebbe andare bene, quindi facciamo 1. Grazie. Centro, ellissoide centro, lo facciamo. O diametro, diametro, perfetto. Allora, vediamo se ce la facciamo, eh? Anche con questa. Una, adesso dovremmo esserci. Due, eccola qua. Tre, andiamo nella vista di destra. Eccola qua. E gli diamo uno spessore più o meno così, perfetto. E questa qui dovrebbe essere messa nel coperchio più o meno così, più o meno, una roba del genere. Quindi se andiamo in prospettica ci ritroviamo, eccola qua, ok, che sarebbe questa in realtà. Ecco, l'unica cosa che dobbiamo fare ovviamente adesso, dobbiamo andare a poi forse un po' troppo larga, ma la stringiamo un attimo, quindi scriviamo
scala 1D, partiamo dal centro e la stringiamo appena appena. Poi dobbiamo andare, secondo me, a tagliarla in questo modo qua. Quindi tiriamo, forse qua. Ok, tiriamo una linea, andiamo a fare tronca, linea di taglio, invio e tronchiamo l'oggetto. Ok, poi selezioniamo il nostro, come si dice, questo possiamo anche schiacciarla, anzi potremmo anche schiacciarla in questo modo qua, quindi sempre con scala 1D, partiamo da qua dall'esterno, facciamo l'interno, quindi andiamo a scalarla quell'attimo, vediamo se entra all'interno, perfetto, estrapoliamo il bordo anche qua, quindi bordo invio, estrudi curva invio, come solido sì, va benissimo, andiamo a estruderlo all'interno del nostro coperchio, così, perfetto. Poi questo lo facciamo diventare un solido, quindi strumenti solidi, chiudi fuori piani, ok, e adesso andiamo a fare un'unione booleana, unione booleana 1 2 invio, perfetto. Quindi abbiamo creato un'unione booleana. Questo andiamo nel superiore e dobbiamo andare a creare, a fare una serie polare. Quanti? Quindi 1, 2, 3, 4, dovrebbe essere 4, 8, 16, dovrebbe essere 16 se non sbaglio. Quindi attiviamo lo snap centro. Andiamo a prendere una serie polare, ok, ci snappiamo il centro, elementi 16, invio, invio e invio, perfetto, e quindi dovremmo esserci con, eccoli qua, con i nostri spessori che li portiamo ovviamente nel livello coperchio e adesso andiamo a creare un'unione booleana di tutti questi elementi. Ok, la fotocoperchio la spegniamo, quindi unione booleana, dove si trova? Qua, selezioniamo tutto, invio. Ok, eccola, perfetto, e anche il coperchio l'abbiamo finito, riattiviamo la base e il corpo, eccoci, e abbiamo terminato la modellazione della nostra zuccheriera, eccola qua, una zuccheriera io direi pressoché quasi perfetta. Ok. Benissimo, scusate un po' per dei disguidi nella modellazione, purtroppo anch'io a volte delle defiance. Comunque, se vi è piaciuto il video, secondo voi vi è stato utile, vi piace il mio canale, vi chiedo di iscrivervi e attivare la campanella, di modo che quando editerò dei nuovi video sarete subito avvisati, potrete andare a guardarveli con calma e poter andare a condividere assieme il know-how sulla modellazione 3D con questo meraviglioso software che è Rhinoceros. Ok, vi ringrazio, un grandissimo abbraccio e un saluto da Leonardo Rovati, al prossimo video.